Ciao a tutti gli amici di cinefoniaci.com. Oggi un video un pochino diverso dal solito, perché vedremo sì una recensione, una recensione di questo utilissimo accessorio che è un caricabatterie USB a 4 porte dalla potenza pensata di ben 30 watt che abbiamo comprato insieme a tanti altri accessori di cui avete iniziato a vedere le recensioni nel nostro sito da Flossmall, utilizzando un codice sconto dedicato a tutti gli accessori presenti in listino proprio su www.flossmall.com del 5%, che trovate anche qui in descrizione. Comunque, oltre a vedere la recensione, quindi una brevissima recensione di questo ottimo caricabatterie, faremo un test grazie a questo amperometro USB di diversi cavi USB. Ovviamente testeremo l'amperometro, il caricabatterie, ma vedremo che il suo comportamento è diverso ovviamente a seconda dei cavi micro USB utilizzati, e abbiamo scoperto che alcuni cavi veramente forse è meglio anche evitare di utilizzarli per la carica dei nostri dispositivi. Ma andiamo innanzitutto a vedere cosa c'è dentro la scatola di questo Orico modello DCA4U. All'interno della scatola troviamo un manualetto, eccolo qua, altro anche in lingua inglese, e abbiamo anche un piccolo biglietto, diciamo, di benvenuto con le email e i contatti della Orico. Ecco qua il nostro caricabatterie, solido, molto anche abbastanza pesantino, quindi credo che sia anche di una buona fattura. Tra l'altro nel sito trovate anche la foto dell'interno, proprio per mostrarvi la qualità costruttiva di questo caricabatterie, che può essere quindi una valida alternativa soprattutto se abbiamo un caricabatterie magari di quelli proprio standard di fattura, diciamo, non eccelsa, che troviamo purtroppo spesso anche in brand magari minori cinesi di smartphone. Questo invece, questo Orico, ecco qua abbiamo il simbolo che ci indica che permette la ricarica rapida, il fast, l'USB fast charge dei nostri dispositivi. Abbiamo quattro uscite che possono essere usate contemporaneamente, due da 2A e due da 1A, appunto per un totale di 30 watt. Lo andiamo subito a testare. Andiamo a prendere la nostra una presa, eccola qua, lo andiamo ad inserire e andiamo subito ad attaccare il nostro amperometro. Eccolo qua, a vuoto ovviamente ci dice 0A e ci indica solamente il voltaggio a vuoto del nostro alimentatore USB. Andiamo a fare un test con un Meizu M1 Note e vari cavetti. Questo è il cavetto dato in dotazione proprio da Meizu. Lo andiamo subito ad attaccare all'uscita del nostro amperometro USB e attacchiamo l'estremità al Meizu M1 Note. Eccolo qua, è andato in carica. Abbiamo quindi un assorbimento di circa, eccolo qua, 1A,15, quindi stiamo caricando il nostro Meizu M1 Note sicuramente ad una buona velocità, perché siamo, ecco, adesso leggermente sotto a 1A, adesso ecco, siamo tornati a 1,16, quindi sicuramente un'ottima velocità di carica tramite il cavetto originale di Meizu. Tra l'altro, se andiamo a utilizzare il caricabatterie originale proprio di Meizu, che eccolo qua, anch'esso è proprio un 2A, lo andiamo a toccare in quest'altra presa, andiamo a attaccare il nostro amperometro, vedete il comportamento è esattamente identico, siamo adesso 1,16, quindi 1,17, quindi esattamente lo stesso comportamento che abbiamo con il caricabatterie originale lo abbiamo con l'Orico, con il vantaggio ovviamente di avere comunque altre tre prese a disposizione.
torniamo ad attaccare l'amperometro al nostro origo. In questo caso però andiamo a staccare il cavetto micro USB originale fornito da Meizu e andiamo ad attaccare ad esempio un altro cavetto. Questo è un cavetto di quelli veramente molto molto economici, da veramente da pochissimi centesimi, che potete trovare in tantissimi negozi online e non online. Vediamo cosa succede. Lo andiamo ad attaccare sempre all'uscita e lo andiamo ad attaccare al Meizu M1 Note. Ecco qua il risultato. Abbiamo un assorbimento in ampere che è 0,25 A, quindi addirittura quasi un quarto di quello che aveva quello che l'altro cavetto. Non abbiamo cambiato caricabatterie, non abbiamo cambiato telefono, abbiamo cambiato solamente il cavetto. Questo che vuol dire? Vuol dire che ci metteremo 4 volte di più a caricare la batteria del nostro cellulare. Quindi sicuramente questo è un cavetto che vi sconsiglio veramente di utilizzare. La situazione poi cambia veramente a seconda dei cavetti. Questo sembra un altro cavetto sempre molto economico cinese, sembra di fattura migliore, vedete, cavo leggermente più spesso anche. Lo andiamo a testare subito. E come vedete, purtroppo anche qua veramente la situazione migliora, ma veramente di poco, non raggiungiamo nemmeno il mezzo ampere. Quindi anche in questo caso la carica della batteria del nostro Meizu sarà veramente veramente lentissima. Come ultima prova andiamo a utilizzare un cavetto invece proprio dedicato alla carica. Questo è un cavetto di Xiaomi che era in dotazione con la, ecco qua, con una power bank da 5000 mAh, di cui vedremo il test fra qualche giorno sempre sul nostro sito. Quindi questo è un cavetto cortissimo e soprattutto quindi dedicato alla carica proprio dei dispositivi. Andiamo a fare il test con l'amperometro. Prendiamoci il verso, eccolo qua. Ecco qua. Qui addirittura invece abbiamo una qualità superiore a quella del cavetto originale, perché abbiamo ben 1,55 A assorbiti. Con questo cavetto quindi avremo la carica sicuramente più veloce in assoluta. Quindi, concludendo, è importante sicuramente la qualità del caricabatterie utilizzato, quindi utilizzate, se potete, sempre caricabatterie di buona qualità. Abbiamo visto che è di buona qualità quello del Meizu M1 fornito nella dotazione standard della Meizu, ma è ottimo anche questo caricabatterie della Orico, soprattutto perché abbiamo 4 porte a disposizione che possono essere utilizzate, vi ricordo, tutte e 4 in maniera contemporaneamente senza la perdita di potenza. Quindi sicuramente un accessorio consigliato se avete magari lo smartphone, lo smartwatch, il tablet da caricare contemporaneamente, soprattutto anche in viaggio, può essere comunque un comodissimo accessorio. Ma abbiamo visto, importantissimo è il cavo che andate ad utilizzare, quindi cercate di utilizzare sempre magari il cavo che viene dato in dotazione con il vostro smartphone, o comunque di sostituirlo con cavi di qualità come può essere questo Xiaomi dato in dotazione insieme alla power bank sempre di Xiaomi. Quindi vi ricordo, se siete interessati a questo accessorio, che lo trovate sul sito Flowsmall con il codice sconto che trovate qui in descrizione. Vi rimando all'articolo completo su www.cinafoniaci.com per eventuali domande o dubbi comunque su questo brevissimo video, e non mi resta che darvi appuntamento alla prossima video recensione. Ciao!